L'acqua è la caratteristica più evidente del nostro pianeta, visto dallo spazio. Dovunque c'è vita, c'è anche acqua. Questa non è una coincidenza, in quanto ogni goccia d'acqua ha proprietà straordinarie, indispensabili per qualunque essere vivente. Ad esempio, nell'America settentrionale crescono sequoie che possono superare i 100 metri di altezza. L'acqua che trasporta le sostanze nutritive deve salire dalle radici fino alle foglie più alte. Come fa l'acqua a vincere la forza di gravità e raggiungere tali altezze? Per scoprire la risposta, notate cosa accade quando un sottile tubicino di vetro viene immerso in acqua. L'acqua comincia a risalire nel tubicino. Come mai? Come abbiamo visto, la molecola dell'acqua è polare. In altre parole, ha una regione con una carica negativa e una con una carica positiva. Di conseguenza, le molecole d'acqua formano i cosiddetti legami idrogeno con altre molecole polari, come quelle del vetro delle pareti del tubicino. Contemporaneamente, i legami tra le molecole d'acqua creano una tensione superficiale che attira verso l'alto le molecole sottostanti, come se fossero anelli di una catena. Queste stesse forze, l'adesione e la coesione, agiscono anche all'interno degli alberi. L'acqua sale nel tronco grazie a minuscoli tubicini detti capillari. Al tempo stesso, l'acqua che evapora dalle foglie genera una trazione verso l'alto che viene trasmessa a tutta la catena di molecole d'acqua sottostanti. Combinandosi fra loro, queste forze sollevano l'acqua così che ogni ramo, ogni germoglio e ogni foglia riceve le sostanze nutritive di cui ha bisogno. Questo processo silenzioso ma sorprendente ha luogo in tutte le piante, dal più umile fiorellino al più maestoso degli alberi, e queste piante a loro volta provvedono cibo e ossigeno all'uomo e agli animali. Ma l'acqua è ancora più importante per noi a motivo del ruolo che ha nel nostro organismo. Dal sangue che ci scorre nelle vene ai fluidi che si trovano all'interno e all'esterno delle cellule, l'acqua è la sostanza ideale per la vita. È un potente solvente in grado di sciogliere sali e altri composti, trasportandoli in soluzione per nutrire le nostre cellule. Ha un ruolo indispensabile nelle reazioni chimiche che avvengono durante la digestione. Anche le proteine, i mattoni di cui sono formate le nostre cellule, hanno una relazione particolare con l'acqua. Per funzionare correttamente, ogni proteina si deve ripiegare su se stessa fino ad assumere una certa struttura tridimensionale. In questo delicatissimo processo assumono un ruolo fondamentale le deboli interazioni che la proteina ha con l'acqua. Sotto ogni aspetto la si consideri, l'acqua ha proprietà che sono perfettamente calibrate per sostenere la vita. Senza acqua, le nostre cellule sarebbero secche e senza vita, come un porto in pieno deserto. Invece, l'acqua dà energia alle nostre cellule e ci mantiene attivi, sani, vivi. L'acqua, che creazione straordinaria! E che ruolo impareggiabile le è stato dato nel sostenere ogni forma di vita sul nostro bellissimo pianeta. Dovunque guardiamo, dal microscopico mondo delle molecole fino all'immensità del mare, l'acqua è magistralmente e indissolubilmente legata alla vita. In modo potente, questa sostanza attesta ogni giorno la sapienza del nostro creatore.